Prima Radio. Da adesso torniamo subito nel 2018. Non ci interessa la musica per i prossimi 2-3 minuti, ma ci interessa soprattutto il lavoro che c'è. C'è il lavoro, magari è dietro l'angolo, ti sta aspettando, ed è il momento di tornare a dare voce a chi ci può dare qualche suggerimento utile. È il momento di Job on Radio con Alessio Romeo. Buongiorno Alessio. Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Nuova puntata di Job on Radio, la rubrica di Prima Radio e Face for Job, che vi informa sul lavoro che c'è. E cosa c'è di interessante in Sicilia, Alessio? Buongiorno Elena, scusami, non ho saputo che non avevo sentito che nessuno. Sì, eccoci, allora, partiamo col lavoro. Allora, su Palermo, iniziamo subito, vi riproponiamo un'azienda che, ricordo, l'anno scorso l'abbiamo detta, è la Thun S.p.A., un'azienda nota per i famosi cicciottelli soprammobili che producono i vari accessori, che cerca su Palermo uno store manager, quindi un responsabile magazzino. Poi abbiamo un'azienda un po' più anonima, meno famosa, ma anche questo è il lavoro, è la OMD Infissi, che cerca sulla zona di Palermo e Trapani agenti e commerciali. Sì. Poi abbiamo due belle opportunità su Palermo. Uno è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che ha aperto un bando concorso, ma in realtà è un simil colloquio di lavoro per ricercatore, per lavorare all'Istituto Nazionale di Astrofisica a Palermo, non male. Quindi direi, immaginate anche che il profilo è un profilo molto tecnico. Elevato. E poi abbiamo, sempre su Palermo, nell'atelier di Palermo di Calcedonia è ricercata una sarta, quindi un'opportunità per gli artigiani, però non inteso con nome molto prestigioso ma non offensivo, in quanto una sarta in Calcedonia è secondo me una posizione molto prestigiosa. Andiamo su Trapani. Abbiamo la MTG SRL, che fa parte del gruppo Georgia & Jones, che le ragazze e donne conosceranno perché è un marchio molto noto in moda femminile di Bologna. Cerca su Trapani uno store manager, quindi un'altra bella opportunità per in ambito moda. E poi abbiamo la Sibec SRL, che si occupa di imbottigliamento e commercializzazione del marchio Coca-Cola in Sicilia, che ha la sua sede a Trapani. Cerca un responsabile vendita, quindi un sales executive, quindi un'altra bella posizione commerciale di rilievo. E infine facciamo la nostra puntatina su Catania, e poi ti rubo un altro 30 secondi per un'altra notizia della settimana. Okay. Ecco, su Catania c'è la possibilità di lavorare in Nike, il noto marchio sportivo. La Nike cerca per Catania un manager di reparto, un manager commerciale, un vero e proprio coach dei venditori, e non a caso comunque cerca profili un po' più esperienziati, che parlino bene l'inglese, che abbiano una laurea almeno triennale e almeno 4 anni di esperienza in ambito marketing e commerciale. Questa è al solito quella bella opportunità che noi mettiamo in evidenza sempre in Sicilia. Assolutamente. Su faceforjob.com e sull'app di Face for Job trovate queste e tante altre offerte, però adesso vogliamo sentire la notizia che hai anticipato. Sì, la notizia è la seguente: il 1 febbraio Face for Job fa 4 anni, quindi dal lancio, e in questa occasione lanceremo una nuova funzionalità per i candidati, la troverete live sul sito e sull'app proprio il 1 febbraio, che si chiama l'abbonamento premium, quindi sarà una novità di cui non voglio dirvi altro, ma solo vi preannuncio che il 1 febbraio, magari lunedì prossimo, ne parliamo un po' di più, e vi dico soltanto che Face for Job comincia a affacciarsi nel mondo dell'intelligenza artificiale, e abbiamo creato un vero e proprio tutor per i candidati che l'aiuterà sempre di più nella ricerca del lavoro in maniera sempre più automatica e meno manuale, quindi evitando ai candidati di dover troppo cercare, ma lo faremo noi per loro. Praticamente con 1 febbraio di che si tratta. Praticamente sarà il sistema che ti verrà a dire: oh amico, c'è lavoro per te. Diciamo che già lo fa così. Esatto. Quello che faremo, allora mi strappi lo scoop, quello che faremo è che saremo noi a prendere il tuo curriculum, Giacomo, e a mandarlo alle aziende. Non dovrai più tu andare nel sito delle aziende che ti viene proposto da Face for Job e andare manualmente a compilare, ma Face for Job prenderà il tuo curriculum, ti metterà in una cerchia di scelti perché siete in linea, e lo manderà all'azienda. Quindi un modo certo di mandare un curriculum alle aziende senza essere, come dire, cestinato. Con la massa, cestinato, bravo. Quindi questo è un nuovo, ce lo possiamo permettere ora e non prima, perché abbiamo 4 anni di storia, 4 anni di aver accumulato dati, 4 anni di big data, e quindi ora siamo nella posizione di dare questa certezza ai candidati. Perfetto, complimenti per tutto Alessio, noi ci ritroviamo lunedì prossimo per altri aggiornamenti dal mondo del lavoro. Intanto buon lunedì anche a te. Anche a voi, buon lavoro.